Nel decimo anniversario della morte di Melissa Bassi, torna in terra di Brindisi l'arcivescovo Monsignor Rocco Talucci, all'epoca del terribile attentato che costò la vita alla giovane mesagnese alla guida dell'arcidiocesi Brindisi-Ostuni. Lui, che celebrò quei funerali affollati di gente e di giovani, ora nel ricordo e nella messa in suffragio, parla e prega per tutti i giovani. La centralità di quella tomba nel cimitero sembra un monumento a tutti i giovani, non solo ai ragazzi morti, ma a tutti i giovani che vengono violentati. Così Sua Eccellenza Monsignor Rocco Talucci ai microfoni di Antenna Sud poco prima della celebrazione eucaristica. Io che nel mio piccolo ho guardato i giovani sempre con, non solo con simpatia, con interesse, ma con passione pastorale, è quello che ho potuto fare, almeno nel mio intento, ho cercato di farlo, venire incontro, incontrarli, e mi ha portato a questo pensiero, che uno sia un giovane, io già devo volergli bene, e prima ancora di conoscerlo. Alla messa in ricordo di Melissa si sono ritrovati in preghiera la mamma Rita, il papà Massimo, il sindaco di Mesagne, Toni Mattarelli e tanti semplici fedeli che si sono stretti al dolore mai sopito della famiglia, due genitori dilaniati dal dolore ma che in nome e per Melissa continuano la loro vita. Ed infine l'appello ai giovani di Monsignor Talucci spinge adulti e adolescenti alla riflessione e alla preghiera. Sappiate sognare nonostante le ferite, e sappiate essere libere nonostante le tentazioni di comodità o di fragilità, e siate giovani mirando ad un futuro che dovete costruire anche voi.